Eccoci qua, diretta sorpresa dopo tanto tempo su Instagram. Ho appena finito, sono appena tornato a casa dopo una giornata durissima a preparare accordi e disaccordi per domani e mi sembrava così, in un venerdì sera dove tutti saranno fuori, tutti saranno a divertirsi, mi sembrava interessante parlarvi, come recita il titolo di questa diretta, del 33° canto dell'inferno. Perché? Perché le notizie che abbiamo tutti i giorni di morte, di guerra, di bambini che muoiono tutti i giorni, io credo che il 33° dell'inferno sia l'apice della letteratura di ogni tempo, non lo credo io, lo credono in tanti, sia l'apice della letteratura di ogni tempo e come dire, ci introduca nel dramma assoluto della morte di un bambino. Nella striscia di Gaza, in Libano, in Israele, un anno fa, il 7 ottobre, sono morti dei ragazzi, dei bambini.